questa idea di questo talk show, di questa tavola rotonda, che non vuole essere proprio un convegno, ma vuole essere così un modo per parlarci e capire dove può andare l'agricoltura di precisione nelle piccole aziende agricole. Tutto comincia dal fatto che io sono associato Slow Food da 27 anni e mi sono sempre interessato di quelle che sono le piccole produzioni di eccellenza che ci sono in Italia. In Umbria di eccellenza ce ne sono tantissime, proprio io penso alla Piana di Castelluccio, penso al sedano nero di Trevi, alle cipolle di Carnara e così via. E quindi dopo un anno che partecipo a convegni sull'agricoltura di precisione, dove sostanzialmente si parla sempre di grandissime estensioni, mi sono chiesto: ma l'agricoltura di precisione può entrare anche nelle piccole aziende agricole? A questo punto ho pensato a gruppi di agricoltori che si associano per vedere realizzare questi controlli delle proprie coltivazioni, o a terzisti che intervengono con le loro attrezzature per ammortizzare i costi dei piccoli agricoltori. Adesso io non so se questa è una provocazione o c'è veramente un futuro, ma io penso alla Piana di Castelluccio, controllata da un drone che verifica che non ci siano, cioè che le produzioni vadano avanti, che non ci siano malattie, che non ci siano cose, e che quindi tutti possano beneficiare di questa agricoltura di precisione, diciamo partendo da piccolissime entità che possono vedersi all'interno di tutta la piana e che non vanno ad infettare ad esempio la produzione di quell'agricoltore, ma anche di tutti gli agricoltori vicini. Come dicevo, è una provocazione, quindi passo la parola a Cristiano Spadoni, giornalista e responsabile di ImageLine, che condurrà l'evento, poi ci dirà anche una sua opinione, e vi presento intanto i partecipanti nell'ordine, quindi non seguo, diciamo: Albano Agabiti, presidente di Coldiretti Umbria; Roberto Rinaldin, presidente di UNACMA, associazione dei commercianti di macchine agricole; Massimo Goldoni, presidente, scusate, amministratore delegato di Federunacoma, quella che ha organizzato tutta questa bailam insieme a Coldiretti e alla fiera Umbria; e Roberto Guidotti del CAI, l'associazione dei controversisti e agricoltori italiani. Prego. Grazie Gianni, segretario di UNACMA, così la presentazione vale anche per te, e ti ringraziamo con un applauso di questa introduzione. UNACMA che ha reso disponibili anche appunto le pubblicazioni che vedete lì in distribuzione, quindi se non le avete ancora prese prendetele, perché ci sono tutti gli approfondimenti legati a questa attività. E quando Gianni ho letto il titolo di questo appuntamento ho abbinato due parole molto importanti, che sono le tecnologie digitali e la qualità. Quindi tu l'hai già richiamato facendo riferimento anche a produzioni tipiche. Vorrei fare un gioco al volo con i relatori, tutto non preparato, quindi assolutamente vediamo di improvvisare, ma sicuramente abbiamo alle spalle un percorso che ci porta a fare un bel confronto tutti assieme. Tecnologie digitali, qualità, e poi aggiungo una parola per ognuno. Umbria,
Dottora Gabbiti, che idee le vengono in mente per dare così un'introduzione a questo tema? Quindi tecnologie digitali, qualità, Umbria. Mi viene in mente futuro, ma futuro non lontano, un futuro prossimo, perché riteniamo e abbiamo voluto questa iniziativa insieme agli altri partner, come è stato ricordato. Noi riteniamo che l'esplosione dell'agricoltura di precisione e delle nuove tecnologie nella gestione delle aziende agricole ha un processo ormai imminente di entrare dalla più grande alla più piccola azienda, un po' quello che è successo per i tablet piuttosto che per i palmari, dove il cellulare esisterà 20 anni ma poi in 5-6 anni no, è stato pervaso il mercato e l'utilizzazione da parte dei cittadini di strumenti molto innovativi che neanche si pensava potessero esistere. E diciamo che l'agricoltore di precisione, a nostro avviso, è una rivoluzione complessiva di modo di fare impresa che, a mio avviso, questa è un'opinione mia personale, ha una portata maggiore di quello che nell'ultimo secolo e mezzo è stato l'apporto della chimica singolarmente e della meccanizzazione singolarmente. E con l'agricoltore di precisione possiamo garantire l'ambiente, perché, come si diceva anche nell'introduzione, si può ridurre drasticamente l'uso di fitofarmaci, si possono fare prodotti più sicuri, più tracciati e certificati, si possono certificare tutte le fasi della produzione. Il cittadino oggi richiede sempre di più un prodotto identitario e certificato, e l'agricoltura di precisione aiuta in questo senso. Dobbiamo dire che in questo momento la legislazione italiana, sfidando anche un po' l'Europa, diciamo il legislatore, sta andando su questa direzione. Della settimana scorsa la firma del decreto sull'indicazione in etichetta della materia prima agricola del grano e del riso, su altri prodotti, latte fresco, derivati del latte, l'abbiamo ottenuta nei mesi scorsi, cioè sono tutti dei percorsi che stiamo mettendo sostanzialmente in campo, e quindi riteniamo assolutamente centrale l'utilizzazione dell'agricoltura. Ultima battuta di precisione, abbiamo fatto uno studio, soprattutto l'ha fatto l'Università di Studi di Perugia, la facoltà di agraria, in particolare il professor Frascatelli e il suo gruppo di lavoro. L'agricoltura di precisione è più utile alle piccole imprese che alle grandi estensioni territoriali. Quindi è da, in termini proprio di vantaggi economici, gli dà di più a una piccola impresa piuttosto che a una grande impresa estensiva. Quindi più di questo non possiamo dire. Invece avremo da approfondire, ci ha dato tantissimi spunti, grazie proprio di questa introduzione. Salto un attimo Roberto, perché voglio andare a un altro degli organizzatori, anzi proprio il promotore di questo evento. A te le tre parole che do sono tecnologie digitali, qualità e direi agricoltura 4.0 o industria 4.0. Qual è il ruolo dei costruttori, anche di, diciamo, che serve per far arrivare queste tecnologie al campo? Ma guarda, io posso dirti anch'io, cercando di sintetizzare, che la parola che mi viene in mente è contaminazione. Contaminazione in una sezione positiva del termine, ovviamente. E credo che quello di oggi e di questi giorni sia un esempio eclatante. Mettere a fattor comune e in sinergia delle tecnologie che sono disponibili. Tra l'altro credo che appunto nell'agricoltura si possano coniugare tutta una serie di fattori che sono, così con un termine che identifica, la meccatronica, quindi tutto quello che concerne meccanica, idraulica, elettronica e informatica, a beneficio, come diceva Albano, di tutte le realtà agricole, quindi di tutti quelli che sono operatori dell'agricoltura e che stanno guardando verso il futuro. Noi dobbiamo toglierci dalla testa il concetto di agricoltura bucolica, un po' quello che, se chiedi a qualcuno, all'uomo della strada, l'agricoltura ti fa un quadro di una cosa vecchia, antica, di un aspetto legato a tempi passati. Più la tradizione, diciamo, rimane. Okay. Io credo che dobbiamo cambiare registro, dobbiamo fare appunto quello shift verso il 4.0, che è il fatto di mettere insieme e soprattutto rendere efficace, efficiente e conveniente
una serie di aspetti che fanno sì che il salto sia possibile. Se ci pensiamo, un po' tutte le nuove tecnologie, un po' tutte le nuove idee all'inizio sono state osteggiate, sono state in un qualche modo viste come qualcosa che poteva mettere in pericolo, poteva cambiare lo status quo e quindi dall'uomo istintivamente un po' avversate. Pensa dal cavallo all'automobile, per dirne una, ecco. Però quando è che c'è stato il cambio? Quando è che c'è stato il salto di qualità? Nel momento in cui queste tecnologie sono diventate convenienti, fruibili e soprattutto c'è stata l'evidenza che quello che è stato studiato e in un qualche modo anticipato in una serie di prototipi, di laboratori, quello che vedete oggi secondo me è un laboratorio. Un laboratorio a cielo aperto. È un laboratorio. E grazie al cielo, un bellissimo cielo. Ha un bellissimo cielo, un bellissimo ambiente che ci circonda. E questo è un laboratorio che permette di mettere insieme tutte le nostre competenze e, permettetemi di dire, tutte le nostre eccellenze. Noi abbiamo in Italia un patrimonio in generale, trasversale, che è unico al mondo. Non ce n'è un altro paese così, che mette insieme dal punto di vista appunto di ambiente, di varietà, di capacità di mettere insieme tutta una serie di aspetti e anche dal lato industriale e dal lato dei servizi qualcosa che non esiste nel mondo, la nostra capacità, la nostra creatività, quello che abbiamo sempre dimostrato al mondo e che ci viene invidiato e copiato, tra l'altro. Allora io quello che voglio, chiudendo questo primo pezzo di discorso, che voglio trasmettere è: ormai queste tecnologie sono fruibili, convenienti ed efficaci. Dobbiamo fare in modo che appunto l'agricoltura traguardi verso questi aspetti, perché questi sono sicuramente il futuro, ma il futuro, come diceva Albano, non chissà che distanza, ma il futuro di domani, il futuro degli agricoltori, degli operatori agricoli che adesso stanno operando e che dovranno confrontarsi con questa apertura, questa globalizzazione. E come possiamo competere noi? Sicuramente non sul prezzo, sicuramente non sulla quantità e quindi la massività di quello che produciamo. Lo possiamo fare sulla qualità, sulla tracciabilità, sull'eccellenza, sul mettere in evidenza che cosa ci differenzia dagli altri in meglio o comunque con dei vantaggi su tutti i nostri aspetti. Grazie, mi hai sottolineato un nuovo futuro, benissimo, hai sottolineato anche insomma delle generazioni che arriveranno. E questo mi collega a un percorso che UNACMA da tempo sta facendo. Penso che Roberto Rinaldin, in quanto presidente di UNACMA, abbia già capito la terza parola che abbinerò. Comunque tradito: tecnologie digitali, qualità e formazione. C'è qualcosa che si può già fare o che ad esempio UNACMA sta già facendo in questo senso? Lo collega anche al tema della meccatronica, ecco, che ci ha citato Massimo prima. La formazione è secondo me la base di tutto, perché guardando oggi le macchine che sono qua, se ci sale sopra uno non formato non riesce neanche a muoverla, e questo è già un problema e un retaggio dell'età media di chi opera nel mondo agricolo. Però ormai i nativi digitali, quelli nati attorno agli anni, fine degli anni, attorno agli anni 90, oggi sono degli uomini che lavorano e quindi non hanno nessuna paura e nessuna confidenza ad avvicinarsi all'elettronica. E questa è una base fondamentale, perché non è proprio semplice e intuitiva, lo è solo per chi è nato con lo smartphone in mano, e quindi chi ci sa giocare e navigare sale in un sistema e in pochissimo tempo ha già capito come funziona e lo sfrutta. Perché abbiamo avuto anche nel passato delle defiance, perché queste tecnologie troppo avanzate non venivano neanche sfruttate dagli operatori, perché non riuscivano con un libretto di istruzioni ad usarle e quindi ci voleva solo l'apertura mentale per farlo. Chiaramente la formazione il pubblico non la dà. Ci siamo accorti che il Ministero dell'Istruzione, l'Università
della ricerca non ha proprio pronte la formazione per queste tecnologie. Quindi ci siamo inventati qualcosa anche noi. Abbiamo fatto prima di tutto dei corsi di studio per i meccatronici, ossia quelli che poi dovranno anche manutenzionare, istruire, se serve anche aggiustare queste tecnologie. E quindi abbiamo creato dei master alla fine dei diplomi, quindi dei ragazzi di 18-19 anni che sono pronti per il mondo del lavoro e prima di entrarci preferiscono di approfondire meglio questo campo e fanno un corso di studi di 2 anni e i docenti sono le case costruttrici delle macchine, perché sono lì che si è sviluppata la tecnica, la conoscenza di questa alta tecnologia e solo loro possono insegnarla a questi ragazzi. Il corso di studio è fatto metà in aula con l'inglese B1, comunque c'è ancora l'italiano eccetera, perché è riconosciuto dalla comunità europea come un credito formativo, ma i 3/4 più o meno del corso di studi annuo viene fatto presso i costruttori e i rivenditori di macchine agricole. Quindi 750 ore uomo vengono passate all'interno di un'azienda e prima di andarsi a lavorare capiscono di che cosa si tratta e se poi sono pronti per poter approcciare a questo nuovo mestiere che non è più un meccanico, l'abbiamo detto più volte, mi sembra di essere un pappagallo perché tutte le settimane c'è un incontro e tutte le settimane diciamo la stessa cosa che poi è la verità. Il meccanico si è trasformato dalle mani unte ad aggiustare gli ingranaggi di un trattore a un colletto bianco che sale nella cabina con l'aria condizionata e cerca di capire che cos'ha dalla diagnosi e se è possibile anche ripararlo dall'interno della cabina, quindi se ne esce un po' poco. Chiaramente non è più lo stesso meccanico della tuta blu, è una persona formata completamente in maniera diversa e anche mentalmente in maniera diversa. Grazie Roberto. Passo a Roberto Guidotti, servizio tecnico del CAI. Il CAI nasce a fine maggio di quest'anno, quindi mette assieme le competenze di Confai e Unima. Roberto si occupa appunto del servizio tecnico. Abbiamo sentito una filiera, e in questa filiera diciamo così ideale che va dai costruttori, distributori all'agricoltore, c'è un anello in mezzo che fa questo ruolo, e qui è la terza parola che do a te: tecnologie digitali, qualità e io direi trasferimento, perché secondo me a volte manca chi riesce a trasferire sul campo queste che sono le tecnologie digitali. Dal tuo punto di vista che cosa vuol dire questo aspetto? Direi che attualmente noi abbiamo la maggior parte dei contraffitti di punta che già almeno sui terreni che conduce direttamente, che gestisce alcune di queste tecnologie digitali. L'aspetto critico in questa fase è che non tutti gli agricoltori sono ancora preparati ad accettare questa tecnologia, c'è ancora molta diffidenza e devo dire che questa diffidenza è in parte giustificata, in parte giustificata. In parte giustificata perché sono 20 anni che si parla di agricoltura di precisione e sono 20 anni che si dà un modello di agricoltura di precisione che è di tipo nordamericano, cioè l'azienda di 10.000 acri che applica l'agricoltura di precisione risparmia $1 per acro e l'agricoltore si mette da parte qualche soldino a fine anno. Benissimo. Questa è una impostazione che da noi deve essere completamente calata nella nostra realtà. Una realtà dove conta più che la produzione o il risparmio di mezzi tecnici, conta anche la qualità. Tutti hanno parlato di qualità, noi stiamo parlando di qualità e la qualità significa anche una migliore qualità ambientale, evitare per esempio il metro di sovrapposizione quando si fanno i trattamenti, il metro e mezzo di sovrapposizione quando si dà il fertilizzante. Sono degli incroci che si fanno per avere uniformità di distribuzione, ma in realtà si potrebbe ridurre questi incroci in una misura molto molto maggiore. Una parte che è giustificata è legata al fatto che se noi pensiamo ai nostri nonni, i nostri nonni facevano agricoltura di precisione. I nostri nonni facevano agricoltura di precisione. Lo facevano
sabbia e dove il terreno è più arido. Sapevano per esempio dove il terreno era più, mangiava più concime e quindi davano un pochino più di letame. Conoscevano la loro azienda agricola palmo a palmo e quindi riuscivano ad usare i mezzi tecnici, e dico in mancanza di una conoscenza numerica, di una valutazione numerica, di una misura precisa, però a occhio sapevano dove l'azienda rendeva di più e dove rendeva di meno. Quando è stata la rivoluzione verde, dove abbiamo inserito in agricoltura nuove varietà, nuove tecnologie, nuovi mezzi tecnici, per esempio la fertilizzazione chimica rispetto a quella organica, dove abbiamo per esempio utilizzato delle macchine, le macchine non ci permettevano di uniformità che si scontra con l'agricoltura di precisione, perché l'agricoltura di precisione significa è un'agricoltura sito-specifica, cioè in relazione alla vocazione produttiva di quel punto del campo io cerco o di incrementare la resa o di risparmiare sulle risorse. Ecco, questo qui è un timore, diciamo così, identificato, nel senso che un tempo già in Italia si faceva un'idea di agricoltura sito-specifica. Oggi purtroppo ci siamo dimenticati di questo. Oggi abbiamo i sensori che possono dirci quanto di meno produce quella porzione del campo, quanto di meno o di più posso dare per esempio come input di mezzi tecnici. Non ci sono solo i concimi o gli antiparassitari, ma c'è anche la semente. Veneno. Abbiamo parlato prima dell'acqua. L'acqua in questo periodo è un fattore fondamentale e purtroppo ce n'è poca. Quindi ci sono tanti modi di razionalizzare la produzione. Ecco, l'agricoltura di precisione è soprattutto uno strumento di razionalizzazione, ma anche di qualità. Pensiamo solo adesso quest'anno in molte parti d'Italia si è fatto per esempio dell'ottimo grano duro, con un peso specifico elevato, con un ottimo tenore di proteine, nonostante un'annata che nelle premesse non sembrava una delle migliori. Bene, è chiaro che le aziende trasformatrici ci chiedono qualità, non ce la pagano, però ce la chiedono, quindi noi vorremmo poter dare una produzione certificata, una produzione tracciata, perché sapete che quando c'è un GPS ti dice quanto concime hai dato in quel punto, nessuno può dire che ci hai dato un grammo in più, hai tutti i tabulati e tutti i dati, quindi in realtà sei tracciabile, sei tutto. Dopo dovremo però valorizzarlo un po', bisogna che qualcuno poi questo sforzo economico ce lo riconosca, che adesso al di là di alcune filiere virtuose che esistono, di alcuni contratti con alcune aziende di punta, ad esempio del settore della pasta, in genere non viene riconosciuta. Non viene riconosciuta perché probabilmente siamo noi, come sistema produttivo agricolo, che non abbiamo lavorato bene. Dobbiamo cercare di lavorare meglio. Volevo chiedere, ritorno all'ambito degli agricoltori, ecco. C'è stato un lancio sul fatto che a volte è difficile appunto arrivare all'agricoltore trasferendo quelle che sono le positività dell'agricoltura di precisione. Nella vostra esperienza come Coldiretti ci sono, voglio dare anche degli esempi positivi, quindi ci sono degli esempi positivi che possiamo portare, oppure qual è secondo lei, dottor Agapiti, proprio uno degli scogli maggiori? Quindi che cosa possiamo, diamo un consiglio appunto ai costruttori, contoterzisti e concessionari anche per riuscire a portare meglio l'agricoltura digitale, non sto parlando solo di agricoltura di precisione ma l'agricoltura digitale in campo. Beh, innanzitutto credo che la prima grande opportunità per far arrivare la tecnologia in filiera è l'impostazione che abbiamo dato a questo tavolo, stare tutti in filiera. Credo che questo è per anni nel nostro paese si è andato avanti un po' a compartimenti stagni, no? Tra agricoltori, contoterzisti, commercianti di macchine agricole, costruttori,
Credo che la prima impostazione diversa da dare è ragionare con un rapporto di filiera integrato, dando dignità ovviamente a tutte le parti della filiera, però mettendo il meglio di ognuno. Credo che questo tavolo, e come diceva Massimo nel suo intervento, e questa iniziativa di oggi è la manifestazione più evidente di un modo diverso di porsi rispetto alle questioni. E come Coldiretti stiamo facendo tantissimo, diciamo che la centralità della politica di Coldiretti è basata su due elementi. Da una parte diciamo le norme sull'etichettatura per dare dignità, come diceva il nostro amico dei controversisti, per dare dignità alle produzioni agricole, perché è vero che forse ci dovevamo organizzare meglio in passato, essere più solidi, però dico, anche alcune organizzazioni che avevamo ce l'hanno a smontare la politica, quindi è un po' difficile anche quando vai contro vento completamente, no? Poterci riuscire, però è anche altrettanto vero che la scarsità di potere contrattuale che tutta la filiera ha, perché poi il valore aggiunto si distribuisce non solo per l'agricoltore, per tutta la filiera, no? Che sta su questo tavolo. Molto spesso abbiamo scarso potere contrattuale perché le norme di legge consentono di fare l'Italian sounding, consentono di vendere un prodotto per l'italiano quando dentro non c'è niente, perché quando un consumatore degli Stati Uniti o del Nord Europa o anche italiano, quando consuma un prodotto non è solo la percezione che ha o solo la qualità intrinseca del prodotto, eh? La percezione è di questo ambiente, di queste colline che abbiamo qui intorno, di questa bellezza che stiamo vivendo oggi. E perché qualcuno ci deve rubare il lavoro di agricoltori, di controversisti, di costruttori, di gente che fa tutto così soltanto per speculare sulle spalle di chi lavora? Allora, la prima questione è trasparenza. Noi non chiediamo, non è che diciamo che non si possono vendere i prodotti stranieri, ma un consumatore, lo dicevamo stamattina con altri amici, quando va al supermercato deve sapere se compra una mozzarella fatta con latte umbro certificato, grifo 100% Umbria, o se compra una mozzarella dell'Ucraina. E poi, e poi sceglie. In Italia abbiamo un sistema di tracciabilità dell'uso degli antibiotici, abbiamo le regole sanitarie più rigide al mondo, abbiamo tutta una serie di un sistema veterinario fantastico che però se non viene valorizzato così è solo un danno, perché poi esce fuori che la Germania e la Francia non hanno un sistema di monitoraggio degli antibiotici, non è che li usano di meno, non sono monitorati, non si sa quanti li usano, e questo anzi siamo sicuri che li usano di più, visto che se andiamo a vedere allevamenti di maiali, no, costate da 50.000 maiali, 40.000 maiali, con sfruttamento della manodopera che c'è, parlo della Germania, non sto parlando dei paesi dell'est o dei paesi del Nord Africa, dove pagano gli operai a 400 euro al mese, lo sapete queste cose, non gli operai polacchi che vanno a lavorare in Germania e li pagano a 400 euro al mese. Allora bisogna dare regole al mercato, la regola non è che regolamentare il senso, no, con protezionismo, è dare trasparenza al mercato, poi ognuno si gioca la sua partita. Noi pensiamo che con l'agricoltura italiana, con l'agroalimentare italiano, con il cibo italiano, la nostra partita la possiamo giocare in Italia, in Europa e nel mondo, e questa è la sfida. Quindi la prima sfida è questa della mia organizzazione, e l'altra accanto a questa, non è la prima, la seconda, le due sfide vere, l'altra è l'agricoltura di precisione. Noi stiamo investendo e riorganizzando tutta la nostra attività sull'agricoltura di precisione, che poi anche come effetto collaterale, non ultimo per gli agricoltori, è anche quella della semplificazione burocratica, perché basta mettere una chiavetta nel GPS sulla guida satellitare, ad esempio, poi per fare tutto il quaderno di campagna, la compilazione, che è una semplificazione abnorme sostanzialmente andiamo a fare, ma la vera sfida però è complessivamente, su questo tanto è noto a tutti, stiamo facendo un progetto in collaborazione con Bonifiche Ferraresi, con Ismea, con il Ministero e con TAC, credo che è il progetto più imponente che c'è in Italia in questo momento, forse nel mondo, sull'agricoltura di precisione. Bonifiche Ferraresi è presente in maniera organizzata anche ovviamente oggi a questa iniziativa, e l'obiettivo qual è? È un po' quello dell'etichettatura,
di rendere un sistema libero e affrancato dalle multinazionali. E oggi sull'agricoltura di precisione non stanno solo scommettendo, senza nulla togliere, no? Le case costruttrici mondiali, diciamo i costruttori di tecnologia satellitare, penso ai 3-4 gruppi a livello mondiale, ma le aziende sementiere stanno scommettendo e dando dei software per la gestione. Però anche qui bisogna capire il know-how e la proprietà di questi dati. Gli agri big data, di chi sono? Degli agricoltori, della filiera, o li rimettiamo in mano a qualcuno che poi va sempre a lucrare soltanto e a sfruttare, diciamo, il lavoro della gente onesta? Noi vorremmo provare a farli rimanere in maniera chiara, limpida, netta, in mano agli agricoltori e a tutta la filiera agroalimentare italiana, non a darli in uso a qualcuno per fini anche legittimi, ma che ovviamente vanno a levare il potere contrattuale poi sempre a chi è l'ultimo utilizzatore delle questioni. Quindi questa è la sfida che stiamo mettendo in campo e incrociamo le dita, pensiamo anche di riuscirci a portarla a casa. Bene, una visione positiva per il futuro. Adesso mi metto un attimo il cappello da informatico, visto che occupandomi di comunicazione digitale con Agronotizie e con Magzest, quando mi tirate fuori il tema del dato, chiaramente si illuminano le lampadine. Il dato, allora, quando parliamo di tecnologia digitale non possiamo fare a meno di pensare al fatto che ogni secondo, ogni minuto, ogni ora vengono non solo prodotti tanti prodotti agroalimentari, ma vengono prodotti una mole innumerevole di dati, di informazioni. Una cosa che voglio sottolineare, poi vi do la parola, quindi adesso mi metto anche il cappello del relatore, è che se il dato non ha delle piattaforme che consentono di usarlo e di manipolarlo, di capirlo, dei consulenti che aiutano ad interpretare questi dati e soprattutto se non si trasformano in servizio e in vantaggio per l'agricoltore, piccolo, medio, grande che sia, perché diciamo Bonifiche Ferraresi non è una piccola azienda, però anche Bonifiche Ferraresi ha bisogno di qualcuno che lo supporti per capire bene questi dati. Quindi ci prendiamo un momento per ragionare su questi dati, non sulla proprietà di questi dati, perché è un tema veramente molto ampio che riguarda il segreto industriale, che riguarda la gestione delle informazioni. Pensiamo anche alle recenti acquisizioni come quella di Precision Planting dell'altro ieri, riguarda l'acquisizione di un'azienda che ha un focus importantissimo sull'agricoltura digitale e sulla gestione dei dati. Questi dati, adesso lo chiedo a chi è direttamente sul campo e magari non a chi è fruitore, proprio per il lancio che il dottor Agapiti mi ha dato. Allora, i dati come possono essere utilizzati e qual è il flusso di questi dati? Cioè come possono essere gestiti? Allora io li rilevo con un drone, poi dopo servono all'azienda agricola, ma l'azienda agricola li utilizza? Basta con le domande, però partiamo direi dal costruttore e poi andiamo giù in filiera. Costruttore, contoterzista e distributore. Ma guarda, allora, a me la prima cosa che viene in mente quando parli di dati ormai è il fatto che sono un patrimonio. È un patrimonio esistente, con appunto delle banche dati dove ci sono tutta una serie di informazioni, e come sappiamo, come vediamo tutti i giorni, l'informazione è ormai una risorsa fondamentale. La velocità dell'informazione è una cosa fondamentale e soprattutto la fruibilità dell'informazione. Quindi io credo che anche qui ci sia da mettere un po' di ordine in tutta questa gestione, perché chiaramente questi dati devono essere a vantaggio di chi li può e li deve sfruttare e utilizzare, quindi per ottimizzare il proprio lavoro. Vorrei aggiungere anche un'altra questione che credo sia fondamentale e che va sempre sottolineata, che è il discorso della sicurezza e dell'ambiente. Perché? Perché chiaramente ogni cosa che stiamo progettando, studiando e sviluppando oggi è comunque tesa a migliorare e a mettere in condizioni sempre migliori chi lavora e chi è nella filiera di cui stiamo parlando. Quindi credo che
bisogna riuscire a coniugare, anche qui, e torno a quello che dicevo prima, alla contaminazione, il dato, l'informazione, la ricerca che facciamo continuamente sulla possibilità di applicare questa informazione a beneficio appunto di sicurezza, di tutela dell'ambiente, di valore aggiunto che dobbiamo mettere, perché non dimentichiamoci che oltretutto in agricoltura purtroppo ci sono ancora tantissimi infortuni, problemi di lavoro, perché si lavora in condizioni sempre molto varie, molto difficili. Lo ricordava l'assessore anche stamattina all'inaugurazione. Assolutamente sì. Quindi noi dobbiamo sempre tenere ben chiaro in mente un obiettivo, che è quello di arrivare a migliorare sempre di più il lavoro, a ridurre la fatica, a ridurre il rischio e a ridurre la possibilità di anche involontariamente farsi male. E credo che appunto quello di cui stiamo parlando, cioè i dati a disposizione, i mezzi tecnologici e tutto quello che ormai una macchina agricola racchiude in se stessa e nell'ambiente che la circonda, devono essere sempre puntati a trovare la soluzione migliore, e torno a dire, da costruttore, ovviamente che sia applicabile, producibile e vendibile, perché poi il difficile è sempre lì. Mi hai tirato fuori, beh, non l'hai detto, ma fra le righe si leggeva la parola sostenibilità, che ha le sue sfere economiche, quindi appunto vendibile, che abbia dei vantaggi appunto anche nell'ambito del singolo produttore, ambientale, l'abbiamo citato più volte, e sociale, che è quello che riguarda soprattutto proprio l'operatore, ma anche il consumatore, che prima il dottor Gabbi citava. Roberto, quindi andiamo nella distribuzione, ci sono degli esempi specifici di, ad esempio, di dati che si possono utilizzare, cioè nella tua esperienza hai visto delle possibilità? Ricordiamoci sempre che parliamo anche delle piccole imprese, quindi magari con Roberto tratteremo sia di grande del trasferimento alle piccole, ma Roberto, se hai qualche idea o qualche caso specifico che ci possa aiutare a capire anche nel concreto. Sì. Forse non tutti hanno presente come si installa, si vende, si propone un impianto di agricoltura di precisione. Facciamo la domanda allora. C'è qualcuno che utilizza già oggi dei sistemi di agricoltura di precisione, agricoltura digitale in azienda? Utilizzo o consiglia se siete consulenti? Vediamo. Uno. Ci sono molte persone che sono qui per imparare, quindi hai un ruolo molto importante adesso. Allora, vabbè, faccio il venditore, sono un venditore, sono un presidente dell'associazione di commercianti di macchine agricole, però ho un'azienda e faccio il venditore, e all'interno della mia azienda sono un venditore, quindi con la borsina vado a casa del cliente. Il venditore è il primo consulente, lo sappiamo, eh? Non è per sentito dire, quindi ve lo dico per esperienza personale. Da poco mi sono avvicinato al mondo del digitale, rappresento un'azienda che propone prodotti digitali, che non è collegata necessariamente al costruttore del trattore, quindi è installabile su qualsiasi trattore, e avverto dai clienti medio-piccoli, io abito a Treviso, quindi frequento molti clienti viticoltori, che non conoscono assolutamente le potenzialità dell'agricoltura di precisione in un vigneto, proprio non ne hanno mai sentito parlare, quindi è disinformazione dell'utente, e probabilmente anche noi finora non ce ne eravamo sufficientemente occupati. E recepisco anch'io, per me come testata, il fatto di dover lavorare di più in questo ambito. Bene, proprio da pochissimo quindi abbiamo acquistato degli impianti e li stiamo distribuendo a livello conoscitivo, quindi abbiamo acquistato degli impianti, li portiamo nelle aziende a far vedere cosa succede nell'azienda. Un impianto di agricoltura digitale parte necessariamente da un GPS che con una precisione centimetrica ci dice dove siamo, perché se non abbiamo questo impianto, che è la parte più costosa, che sono 15-20 mila euro di scatolette di cartone con dispositivi all'interno, e andarli a vendere a un agricoltore non è facile, perché sta comprando tecnologie, non sta comprando un trattore. Recuperiamo la parola di sito specifica di Roberto prima. Perfetto, okay. Benissimo. Allora, gli vendiamo questo impianto che perlomeno sa dove siamo. Poi c'è un secondo step, di fare in maniera che il trattore vada dritto da solo. In vigneto, frutticoltura, estensivo, è fondamentale che il trattore vada dritto con un scostamento centimetrico, ed è il secondo step. Il terzo step è quello di leggere nella coltura che cosa sta succedendo, e questo è molto costoso, perché sono le scatolette più piccole, quelle grandi come un telefonino, che costano 4-5 mila euro una scatoletta così.
di qualsiasi marca, non stiamo facendo nessuna pubblicità. Ma la domanda che mi sono fatto, vabbè, gliela spiego, gli piace da morire, non sapevano che esisteva, ve lo dico così a livello macro. Si può dire che figata, dicono che figata. Si può dire, si sì, può dire. Dicono che figata, benissimo, però dicono, vabbè, ma questi dati cosa ce ne fanno? Parlavamo di dati. Ecco, benissimo, i dati la macchina non li interpreta da soli. Questo sistema fa i raggi, fa le analisi del sangue, della tua cultura, poi ci vuole il dottore che vada a leggere gli esami e che ti dice come sta. Il dottore chi è? Il dottore è l'agronomo. Allora andiamo dagli agronomi e gli diciamo, agronomi, vi servono questi dati. Che figata numero due. Cioè, avere questi dati in mano è una cosa importantissima. L'agronomo cosa fa in un'azienda di 15, 10, 7 ettari? Si fa un giro per le testate, imbocca un filare due o tre volte da una parte e dall'altra, non lo fa tutto perché c'è caldo, e cerca di capire con gli occhi le problematiche di un impianto. Si fa un'idea di media che poi dice al titolare dell'azienda, ma dovremmo aumentare questa concime, diminuire questo, aumentare questo fitto sanitario al posto dell'altro. Invece questo sistema, chirurgicamente, vite per vite, perché sbaglia centimetri, ti dice cosa sta succedendo. Te lo dice nel telefonino, quindi non serve che l'agronomo venga in azienda, gli invii un file. Nel telefonino ci sono delle viti colorate di rosso, di verde, più chiaro, più scuro, andando a scemare con le gradazioni di colore, e ti dice lo stato di salute del tuo vigneto. Quindi in questo caso l'agronomo cosa fa? Vede lo stato di salute e fa quella che si chiama mappa di prescrizione, ossia a seconda delle tue analisi ti dico che medicine prendere. E le medicine che prende è un file di ritorno verso il titolare dell'azienda agricola, che lo inserisce nel sistema e che va a gestire le attrezzature. E qui casca un po' l'asino. Ah, caspita. Sì, qui abbiamo fatto quasi tutto, ci mancava un po' e siamo fregati. Okay. Ci mancano le attrezzature piccole che riescano a capire che cosa gli dice il sistema, il famoso ISOBAS che tutti conoscono, un protocollo di linguaggio di intesa tra i sistemi digitali e le attrezzature. Allora, io personalmente ho posto questa questione ai costruttori, specialmente italiani, perché siamo un'eccellenza nel mondo nelle piccole attrezzature. Comprano tutti qua. Io non conosco grandi marche di atomizzatori, nebulizzatori esteri, ne conosco una valanga di italiani che vedo all'estero, questo sì. Allora, gli abbiamo detto di stanziare dei soldini, perché ce ne vogliono tanti, per far digerire l'uso di queste attrezzature al sistema. Perché l'obiettivo, scusatemi se mi dilungo, ma è una materia che conosco, che mi sembra di conoscere bene. L'obiettivo sarà che la macchina che distribuisce fitosanitari, in base a una mappatura di vigoria, cioè che ti dice dove ce n'è di più, dove ce n'è di meno, oltre a variare al variare della velocità, varia anche al variare dell'intensità. Andiamo a raccogliere tutti gli sfridi che ci sono in giro. E non è solo per lasciare due soldini in tasca di più l'agricoltore risparmiando prodotto. Dal punto di vista ecologico, etico, è spettacolare. Usiamo solo quello che serve, non un millimetro in più e non un millimetro in meno. Questo è l'obiettivo generale, però ci vuole l'ultimo tassello, ma lo stanno facendo. Vi dico cosa vuol dire. Vuol dire che un'azienda medio-piccola deve stanziare 80-100 milioni di investimenti per formare un sistema ISOBAS. Non ci vogliono 10 minuti e 3.000 euro. Ci vuole un sacco di gente, di conoscenza, di tempo e di soldi, perché la sua attrezzatura venga digerita in maniera, fortunatamente c'è l'ISOBAS che ha le sue criticità, ma è già un linguaggio, è come l'inglese per gli europei, insomma ci cerca di parlarsi tutti in inglese, ci cerca di capirsi, poi c'è qualche parola che non va, si cerca di ottimizzare, ma l'idea sarebbe quella. E secondo me, vi do già una stima, che entro il 2025, non ci manca tanto, siamo nel 17, fra 7-8 anni, quello che vi sto dicendo è preistoria. Pensiamo a cosa hanno dichiarato molte multinazionali. La Volvo ha detto che nel 2022 o 2021 lei non farà più auto con motore endotermico. Elon Musk, Tesla pure, 2020. Vi anticipo qualcosa che i costruttori di macchine non mi dicono, ma fra un po' di anni i trattori saranno solo elettrici. Stiamo mettendo una valanga di motori endotermici, ci hanno fatto fare l'Euro 5, 6, Step A, B e C, poi li toglieranno subito. E ci saranno i trattori elettrici, non solo per l'inquinamento, ma perché gestire un trattore in maniera elettrica
si toglie un sacco di problematiche nella precisione, nella nel controllo della trazione. Secondo me hai fatto uno spoiler per l'AIM dell'anno prossimo, guarda, di quelli. Però ci metto in mezzo da commerciante, perché ci dovremmo cambiare pelle per l'ennesima volta. Tanto che Mac è Tronic, sì, qui diciamo ancora più Tronic, sì, che Mac. Vi ricordo che noi siamo quelli che avevamo venduto la moto facciatrice DCS, sì, con sì, taglia liga, si diceva da noi, che poi abbiamo venduto le prime cose che funzionavano elettricamente in maniera oleodinamica elettrica e adesso elettronica. Roberto, il tuo omonimo, prima ci raccontava appunto che questo cambiamento, insomma, in corso andava da competenze che erano nella testa dei nonni a quelle che proprio sulla base dei dati sono a disposizione, dicevamo, di tutta la filiera. Però volevo capire, un contrattista che si interfaccia con l'agricoltore, intanto se hai, non so, qualche idea di voi siete più al servizio delle grandi aziende, medie, piccole, oppure quali vantaggi magari ci sono in più per le piccole, ma soprattutto dal punto di vista dei dati, ecco. Allora, in realtà i dati sono di proprietà di chi li compra. Quindi l'agricoltore, noi abbiamo dei casi per esempio di contrattisti che lavorano per l'azienda agricola, piccola, media o grande, non vuol dire, perché ci sono delle aziende di 2000 ettari che fanno lavorare i terzisti e dalla mappatura dei campi o della concimazione a radio variabile non gliene interessa, non gli interessa nulla. Ci sono delle aziende di 15 ettari dove c'è una persona intelligente, un agricoltore intelligente che magari ha fatto la terza media ma sa usare lo smartphone come lo uso io, come lo usa mia figlia. Cioè ci sono, il mondo agricolo è molto variegato, non è che ci sono per forza la grande azienda è al top e la piccola azienda è all'inferno, non è vero, perché tutto si fa con le persone, sono le persone che decidono cosa fare. Abbiamo dei terzisti che lavorano per delle aziende, come dico, di tutte le dimensioni, e quando ovviamente vanno a fare la fertilizzazione a ratio variabile, ma la fai su che cosa? Sulla base di un piano di conciliazione che hai discusso o col tecnico della grande azienda o con l'agricoltore stesso, che mi dice: io voglio adottare il modello olandese, cioè massima resa possibile in tutte le parti del campo, o voglio adottare il modello australiano, là non ci viene niente e lo spandi concime, la seminatrice, si spengono e non seminano, perché lì è un punto disgraziato, come si dice da noi, ci muore l'acqua. E quindi è inutile che ci semini il grano, perché tanto la prima pioggia muore. Allora, è chiaro che questo discorso viene fatto insieme. Giustamente il presidente Agabi diceva: dobbiamo lavorare insieme. È un lavoro che si fa insieme. Non è che il terzista fa le cose per conto suo e l'agricoltore lo impara dopo. In realtà è un discorso che si fa insieme, perché non dimentichiamoci che fra la mappatura di una produzione e la fertilizzazione per l'anno successivo c'è un passaggio intermedio che è l'elaborazione dei dati, ma soprattutto passa attraverso una cosa che deve essere e deve rimanere in capo all'agricoltore: la strategia aziendale. Quale strategia vuoi seguire? Qual è il piano di concimazione? Qual è il piano di valorizzazione di queste risorse che tu vuoi attuare? Risparmio o incremento della produzione, della qualità, di tutto il resto? Quindi un discorso di tipo incrementale o un discorso forse di tipo decrementale, risparmio sulle risorse. E questo è l'agricoltore che me lo dice. Ovviamente l'agricoltore può chiedermi la mappa di produzione, io gliela stampo, può chiedermi il file e io gli do la chiavetta che lui se lo scarica o glielo mando per posta elettronica. I dati rimangono all'agricoltore, ovviamente. Se mi paga la mappatura, i dati sono i suoi, non sono i miei. Io posso averne una copia se lui li perde, ma i dati sono i suoi. Quindi anche il discorso del possesso dei dati, in realtà il possesso dei dati deve essere all'azienda agricola, perché è l'azienda agricola che poi magari, voi sapete, a parte i deserti di mais del nord Italia dove si coltiva sempre monocoltura di mais in monosuccessione da 20 anni, a parte quei terreni, ma dove si fa un minimo di rotazione, io se devo rimettere il grano passano magari 2-3 anni, magari nel frattempo ci va una coltura da rinnovo, un mais, un sorgo, un girasole. Quindi è chiaro che io devo sapere, devo essere io agricoltore il proprietario dei dati. Quindi i dati in realtà rimangono a lui. Il terzista li usa per fare eventualmente una distribuzione a rateo variabile, oppure per fare, per esempio, per gestire il discorso della semina, dove posso dosare la quantità di seme e quindi
gestire eventualmente, non so, parlando sempre dei cereali vernini, il numero di culmi o comunque di piante nate, emerse per metro quadrato, è chiaro che mi può dare l'input, dice guarda qui semina più fitto perché il terreno qui è veramente difficile, oppure dire qui non semini perché è il famoso buco dove si ferma l'acqua durante l'inverno. Però è l'agricoltore che rimane proprietario dei dati, il terzista li può usare per gestire le sue macchine in modo che quando va a fare il lavoro è in grado di seguire quel principio, quella indicazione data dai sensori alla raccolta oppure data da un indice di vegetazione. Per esempio io quando vado a fare, non so, il diserbo, per esempio il primo diserbo fine inverno, monto i sensori dell'indice di vegetazione e posso decidere per esempio per quando fare il secondo intervento di fertilizzazione, per esempio sulla seconda nitratazione. Chiaro che in questo caso comunque l'agricoltore io gli posso fornire e gli devo fornire tutti i dati, perché i dati sono suoi, quindi ecco, non ci sono delle privative. Quando io acquisto il sistema di rilevazione, la società che mi vende l'impianto, le apparecchiature per la rilevazione me le dà e io di quei dati ci posso fare quello che voglio, perché li ho raccolti sul terreno dell'agricoltore e quindi è all'agricoltore che devono tornare. Poi se questo, come dico, se li archivia nel computer e si limita a tenerli lì, se ci fa delle sue elaborazioni, ci fa delle sue considerazioni, questo è veramente l'integrazione. Allora chiama il terzista e dice guarda che è uno stato una cosa particolare, c'è stranamente una ciclicità nei cali produttivi, non è che per caso c'è un problema sulla seminatrice, non è che per caso hai un problema sullo spandiconcime, quindi si guardano i dati, si guardano i dati. Sai che mi fa venire in mente, allora, in inglese si dice precision farming, secondo me dovremmo passare un po' di più alla decision farming, quindi tutti i dati raccolti ci aiutano, come ci sottolineavi tu, a prendere decisioni. La mia esperienza, poi abbiamo 5 minuti e chiudiamo perché dopo diamo lo spazio anche al successivo appuntamento. Nella mia esperienza noi ci occupiamo di piattaforme online per gestire i quaderni di campagna. Anche lì è una mole innumerevole di dati e ci servono sia per gestire ma anche poi per arrivare al consumatore. Parlavamo prima in vari ambiti di rintracciabilità. Quindi con quadernodicampagna.it il consumatore può andare anche a vedere quali sono le informazioni che riguardano quel lotto di produzione. Quindi però se non hai i dati che hai raccolti in campo, fai fatica a comunicare, anzi ne parlavamo, poi ritorno appunto da Coldiretti, ne parlavamo con Stefano Ravizza di Coldiretti Giovani, adesso è rappresentante a Bruxelles, perché abbiamo fatto un incontro assieme nell'ambito del tour che stiamo facendo sull'agricoltura digitale in giro per l'Italia e lui mi parlava di appunto sistemi proprio che Coldiretti sta facendo per dare questa trasparenza, ecco, che si sottolineava. Io voglio chiudere proprio con un flash da parte di ciascuno di voi e il flash vuole essere questo. Per Coldiretti, tecnologie digitali e comunicazione. Cosa vuol dire questo per voi? Direi tutto. Comunicazione, sai già benissimo che Coldiretti, credo, tra il mondo organizzato è uno dei soggetti più organizzato nella comunicazione. Credo che rispetto anche a alcune battute che ho sentito prima, se nel nostro paese oggi essere agricoltori, al di là dell'aspetto, diciamo così, economico, no? Che si può guadagnare di più o di meno, si può essere un po' più innovativi o meno innovativi, ma sta diventando uno status symbol. Credo che, no? Una delle grandi battaglie di Coldiretti è stata proprio questo, riportare la centralità culturale, sociale e poi anche economica della figura dell'imprenditore agricolo, dell'agricoltore più in generale. Ovviamente questa grande capacità di comunicazione supportata da, appunto, da un'agricoltura di precisione può dare anche quel vantaggio economico alle imprese, quella riconoscibilità dei propri prodotti, quel tipo di tracciabilità riconosciuta dal consumatore che dà soddisfazione economica alle imprese, che è parte ancora della sfida invece che dobbiamo portare a compimento, perché non è che in maniera assoluta abbiamo alcune filiere dove siamo riusciti a valorizzare al massimo le nostre produzioni, altre ancora dobbiamo lavorare molto. Ne cito due che sono esattamente agli antipodi.
qui in Umbria, nella stessa regione, in una regione di agricoltura di nicchia, di qualità e quant'altro. Abbiamo il fenomeno dell'esplosione della ghianina. Oggi la ghianina è diventata un animale ricercato, diciamo, come andare, no, a prendere gli hamburger di ghianina, quasi come andare gli hamburger e comprare il gioiello, che è la cosa più tradizionale che possiamo trovare in questo territorio. Come l'abbiamo valorizzata? Semplicemente con l'accordo con McDonald's di fare l'hamburger in ghianina e rivolgendoci ai giovani. Di nuovo la filiera, ecco, di nuovo la filiera. Comunicazione, comunicazione, e quindi è diventata di straordinaria attualità. Un'altra filiera che nel 2010 era destinata a scomparire, mi riferisco al tabacco, qui siamo sulla tabacchicola, siamo rimasti tra i tre territori in Italia dove si coltiva tabacco. Abbiamo vinto la sfida facendo un accordo diretto con una delle multinazionali più potenti al mondo, in assoluto non del settore del tabacco, che è la Philip Morris, pure la più potente nel settore del tabacco. Nuove relazioni industriali si potrebbero chiamare, o un nuovo approccio di filiera che ha consentito di creare un settore completamente rinnovato, a basso impatto ambientale. È vero che si parla di fumo, ma è vero anche che si fa la sigaretta, adesso questa non faccio la pubblicità, però insomma, l'IQOS, quella che con un investimento tutto italiano, vorrei ricordare, 500 milioni di euro fatti nel 2013, per cui lo stabilimento sta raddoppiando a Bologna, e sarà fatto, sapete, questo tabacco dell'IQOS, che è una sigaretta a basso impatto, anche che non brucia ma riscalda solo, non è una di quelle con la chimica, diciamo, ma è una sigaretta normale che si fuma ma senza bruciare, soltanto riscaldando. Sapete il consumatore mondiale, perché poi è esploso il consumo di questa sigaretta, non tanto in Italia ma nel resto del mondo, vuole un tabacco tracciato e garantito, quindi in quella sigaretta va 100% di tabacco italiano. Quindi come questi principi che abbiamo enucleato prima si possono trasformare in mille iniziative, con soddisfazione dell'agricoltore, con rispetto del cittadino e con crescita economica del paese. Per concludere, direi che la sfida di oggi, la sfida che stiamo mettendo in campo, non è una sfida per l'agricoltura, ma è una sfida complessiva per la crescita economica del nostro paese. Grazie, perché hai sembrato anche lo sguardo. A voi invece, a tutti e tre, a flash, se no vi bacchetto, altrimenti anche gli organizzatori si dicono che dobbiamo tagliare. Qual è, allora, a Roberto, qual è la tecnologia che già oggi può essere una delle tecnologie che può essere implementata subito, se ne hai citata alcuna, ma secondo te quella che è più, non dico veloce, però più usabile subito? Sicuramente la tecnologia della posizione centimetrica. Cioè, se non abbiamo quella, è come fare il rappresentante senza automobile. Cioè, quella ci vuole a prescindere. Quindi, ed è anche quella dove deve essere formata di più la persona. Sapete che quella necessaria si chiama RTK, è la tecnologia più interessante, che deve avere, che è costosa, e qui faccio un appello alla politica, perché oltre a costare molto l'impianto, costa abbastanza l'abbonamento per poi avere il segnale preciso. E qui è un problema italiano, siamo ancora gli unici con la banda larga in ritardo, siamo gli unici che fanno pagare gli abbonamenti, che li fanno pagare di più se sono più precisi, più paghi e più hai. Quindi io faccio un appello politico, ci vuole la banda larga libera per tutti, come ormai dappertutto, che ci sia il segnale wifi libero dappertutto, perché ormai non ne possiamo fare a meno, e questa è sicuramente la cosa che ci manca e che dobbiamo, tutta la filiera, rompere le scatole alla politica che ce la dia immediatamente. Non ci serve. Guardavo che abbiamo ripreso, quindi lo rilanceremo. Certo, non ci serve per giocare con WhatsApp, non ci serve per giocare con Facebook, ci serve per lavorare. Questo è l'appello principale. Lasciami un ultimo flash, perché so che è l'ultima occasione per dirlo. Ringrazio Albano Agabiti, che è qua un autorevole esponente della Codiretti. È la prima volta che sento un autorevole esponente della Codiretti che si avvicina volentieri a un sistema industriale di produzione e non esclusivamente a difendere il micro produttore, perché purtroppo, a parte l'aspetto bucolico, il micro produttore non può più fare parte del business, perché l'agricoltura è un business, è un sistema per lavorare, per mantenere delle persone e delle famiglie. E da qui mi appello a una cosa a cui il Presidente Goldoni aveva accennato prima. È bello trovarci qua a parlare di super tecnologia,
però è anche brutto sapere che 300-400 persone continuano a morire schiacciate sotto il trattore e che non vogliamo prendere dei provvedimenti affinché questo non avvenga. Revisione davanti a tutto, perché purtroppo stiamo qua a difendere e a promuovere giustamente la nuova tecnologia e abbiamo un parco veicoli di 1 milione abbondante che sta girando per le strade in precarie condizioni e, tra virgolette, è anche in regola, perché non ci sono le regole affinché questo venga fermato. Cogliamo anche questo messaggio, ma non lo faccio commentare Massimo. Ritorno alla domanda, proprio per te, non quella accessibile già oggi, ma a voi due chiedo uno sguardo sul futuro. Quale sarà la tecnologia fra 5 anni, fra 10 anni, cioè quella che voi vedete, magari è già in fase di sviluppo adesso, però abbiamo così uno sguardo per il futuro, uno spunto di quello che ci attenderà secondo voi? Io ti rispondo con una parola sola, che volendo è anche un po' una provocazione, però credo che sia la base di tutto: il cervello. Perché? Perché ovviamente quello che dobbiamo mettere in funzione in Italia, appunto, con le eccellenze di cui parlavamo prima, è il cervello di saper capire, valorizzare, mettere in rete, condividere tutta una serie di cose che per nostra indole, noi italiani siamo quelli dei campanili, siamo quelli delle fazioni, siamo quelli delle contrade, siamo quelli delle divisioni. Purtroppo quello è ormai un freno, un ostacolo a uno sviluppo importante che è indispensabile. Quindi il fatto di vedere le best practice di cui parlava Albano, di vedere la possibilità di sviluppare discorsi, e qui sto parlando proprio anche agli imprenditori che costruiscono macchine, quello che diceva Roberto, perché ci sono da fare investimenti importanti. Se vogliamo sviluppare l'isobus, perché l'attrezzatura colloqui con il trattore e mandi in remoto all'azienda agricola i dati di cui parlavamo, bisogna che ci siano degli investimenti, bisogna che questi investimenti vengano indirizzati e veicolati, bisogna che li mettiamo a fattor comune, perché purtroppo la nostra indole, la nostra genetica, che si tende a far tenere tutto un po' occultato, segreto, perché così non lo impara il mio vicino, è del secolo scorso. La contaminazione, che dicevi prima, anche orizzontale. Un minuto anche a Roberto Guidotti. Allora, io il futuro lo vedo... Intanto chiamo come esame di Naro, perché concludiamo assieme. A livello di sensoristica sui satelliti, abbiamo già in orbita i primi satelliti della rete Copernicus, il Sentinel-2, che sarà quello che, per quello che riguarda le grandi colture estensive, ci darà la fotografia ogni 5 giorni del nostro campo. Questa è qui è il futuro. Poi chiaramente le tecnologie di ratio variabile, di distribuzione, di semina, eccetera, esistono già, sono già presenti. Vi dico che sulle 23 vie che vengono vendute da 10 anni a questa parte c'è già il sistema di rilevazione. Sugli spandiconcine che vengono venduti ormai da 2-3 anni a questa parte sono tutti predisposti isobus, tutti predisposti per mettere il ratio variabile, se non ce l'hanno già. Quindi la tecnologia esiste già, le macchine ci sono già, molti nostri associati, molti nostri incontroterzisti ce l'hanno già. E il futuro sarà sempre di più sulle grandi colture il satellite, il drone, soprattutto sulle colture di pregio, vigneto, dove io posso andare a vedere quella pianta, quanti grappoli ha, che stato di maturazione sono. Sono due livelli diversi che dovranno integrarsi tra di loro. Grazie, perché sei arrivato proprio a un elemento fondamentale, che era guardare quelle che erano le opportunità anche per le piccole aziende. Abbiamo messo in campo, scusatemi la metafora, proprio tante idee che sono adattabili veramente non più solo alle grandi e medie aziende, ma alle piccole, perché abbiamo parlato del tema della comunicazione, abbiamo parlato di tecnologie che già oggi sono accessibili anche in un piccolo vigneto, abbiamo parlato anche di chi può portare queste tecnologie anche a gruppi di agricoltori, anche il ruolo appunto del controtrazismo in questo ambito. Da parte nostra renderemo disponibile il video con tutta la registrazione sia su agronotizie.it sia sul sito dedicato al tour che stiamo facendo in giro per l'Italia per raccontare l'innovazione in agricoltura, che è agroinnovation.it. Volevo lasciare la parola
finale, ecco, a Gianni, che poi trasferirà anche nel sito di Unacma tutte queste informazioni, quindi unacma.it con la newsletter che fra l'altro aiutiamo a realizzare. Ha iniziato parlando delle piccole produzioni, abbiamo avuto tanti spunti, che cosa ci portiamo a casa per i piccoli produttori? Allora, io capisco che il business, il grande business, passa attraverso le grandi aziende, ma l'Italia, come già è stato detto, è la nazione che ha le eccellenze a livello mondiale, e le eccellenze sono la roveia, che io ieri sera ho mangiato, che è una specie di pisello che veniva considerata un'erba infestante e che è stata recuperata, e quindi con grande sacrificio insomma è stata riportata ad essere goduta da quelli che hanno il piacere del palato, la lenticchia di Castelluccio e tutte le altre cose. Allora dico questo, queste piccole aziende, come diceva l'altro giorno il presidente di Slow Food, che non è potuto intervenire, ma che diceva, certo, quando è nato il fuoco, se ci fossimo messi paura e ce ne fossimo andati, non sarebbe poi successo niente, e invece il fuoco abbiamo, ci siamo abituati ad utilizzarlo e a gestirlo, e quindi è chiaro che l'agricoltore di precisione entrerà anche in queste piccolissime aziende che portano avanti le eccellenze italiane. Lo potremmo fare tramite controversisti specializzati nelle piccole aziende, lo potranno fare associandosi tra di loro per acquistare i macchinari necessari per gestire determinati territori, ma la salvaguardia e la spinta proprio verso il consumo di questi prodotti di eccellenza, secondo me, è una parte del futuro dell'Italia. Se noi dobbiamo arrivare entro il 2020, mi pare, dal 2% di agricoltura di precisione al 10%, caspita che l'1% ce lo diano le piccole aziende che producono prodotti di eccellenza. Grazie Gianni, e concluderei con un applauso a tutti i relatori, che sono Gabriele Giudice Diretti, Roberto Rinaldini di Unacma, Massimo Gordone di Federuna Coma Surla e Roberto Guidotti del servizio tecnico del CAI. Da Cristiano Spadone di Gronotizia, un saluto a tutti e buona continuazione qui a EIMA Show.